È stato il periodo più bello della mia vita. Siccome io avevo sofferto parecchio prima, io lì mi sono trovata benissimo. Poi mi sono. Era bello avere questo entusiasmo. Io ero felice lì. E poi non avevo paura. Ero dalla parte giusta. Erano gli altri che dovevano perdere. Alla fine vinciamo noi. E Eh? poi era un po' una famiglia, no? Sì. Mi Nella sua forma. sono beccata anche, si chiama, quella malattia che gratti, gratti. La psoriasi. Scabbia. 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 Sì, la scabbia. Tutti i partigiani l'avevano. Io no, perché io dormivo, avevo. Però vedi che bravi anche. La prima notte ho dovuto stare nel fienile, ero arrivata lì, non mi aspettavano. Dalla notte dopo avevo già. C'era solo un letto e una bacinella d'acqua, ma io almeno dormivo in un letto, no? Perciò la scabbia io non me la prendevo anche. Ma io per lavarmi bene andavo in un bagno pubblico. Mi sono beccata la scabbia lì. Avevano una vasca brutta, rovinata, mettevano un lenzuolo sopra e io me la sono presa da quel lenzuolo lì. Che roba, dovevi grattare. È brutta la scabbia, eh. Lavatevi pure sempre. E poi arriva la liberazione. E ora racconto. Se vuoi, sì. E noi, nella nostra brigata di Chianocco, era sempre lì. Negro non ci mandava mai a dire che era ora di andare, di scendere a Torino. E noi sapevamo che tanti andavano e noi nessuno diceva niente. Allora un giorno, come si chiama? Mondino si chiamava, uno che aveva il suo gruppo. Mi dice, senti, io ero sempre in bici in giro, vai tu, vai a cercare Negro. E dove lo trova? Vai a Condove, Sant'Ambrogio, cercalo, gli chiedi cosa facciamo. Pioveva, tanto per cambiare, io per stare lì quella pioggia. E non avevo mai, ho mai avuto una giacca a vento, da partigiana non avevo niente, no? Parto in bici, prima arrivo in un paesino dove sentivo il rumore dalla porta, era un'osteria dove si trovavano i partigiani. Allora entro un momento, ero tutta bagnata, così, oh eccola qui, dove vai? Vado a cercare Negro, sapete dov'è? No, non abbiamo visto. E poi io dico, state a vedere, apro questa giacchetta che era tutta fradicia. Apro, avevo una bellissima camicetta rossa che la sera prima la sarta mi aveva finito perché io ero andata lì. La voglio subito, ne ho bisogno subito, aveva lavorato la notte anche. La seta dei paracadute, era una seta bellissima. Gli faccio, guardate. E qui avevo Garibaldi e loro mi hanno detto, togliti sta cosa, ma se vai in giro ti beccano così, ti fucilano, ti massacrano. No, no, io sto bene così, mi sono chiusa la giacchetta e sono andata via così. E poi Negro non l'ho trovato, nessuno sapeva dove era. Sono tornata indietro a dire, io non l'ho trovato Negro. Poi finalmente arriva l'ordine di scendere e lì a Torino Negro mi ha imbrogliato un po', a me sarebbe piaciuto andare in giro, Negro mi ha messo lì davanti alla macchina per scrivere e doveva scrivere tutto il giorno, aveva un mucchio di cose da farmi scrivere e io scrivevo, no? Poi ogni tanto però mi lasciavo uscire.
Così io so poco di quello che succedeva. So solo che a un certo punto i cecchini hanno ammazzato un comandante di un'altra brigata, non so più qual era, non mi ricordo neanche il nome. E poi hanno sparato a Negro, per fortuna l'hanno colpito lì alla gamba, però non poteva più camminare. Io ricordo poco del 25, ho sempre scritto a macchina. È stato bellissimo. Ecco, il corteo su quel letto lì. Basta leggerlo lì cos'è stato il corteo. C'erano gli inglesi che intanto non è che fossero d'accordo con noi gli inglesi. Infatti subito dopo ci siamo trovati in piazza perché dovevamo restituire le armi lì, ero arrabbiatissima. Perché dovevamo restituire le armi agli inglesi? Noi l'avremmo anche restituiti, ma i nostri capi, no, c'erano gli inglesi lì e noi abbiamo dovuto fare quello. E una rabbia avevo lì io. Ma ti pare giusto? Ancora adesso, non più gli inglesi, ma gli americani ci comandano. Ma invece altre donne coraggiose come te, così Ma ce valenti, n'erano tante, ma lì no. non hai conosciuto? No, io so che ci sono tante, tante martiri, proprio perché erano partigiane, più brave di me. Io ero coraggiosa e basta. Era come se non ragionassi sulle cose. Saltava in mente e lo facevo. Perché mi entusiasmavo. Come adesso, c'è un partito che fa schifo e io continuo a prendere la tessera. E sono la sola iscritta in tutta Borghetto, ma io non riesco. Io ci credo in queste cose, non nel partito mio che ormai non vale niente, ma la teoria che mi è entrata dentro, quella la vivo. Sono comunista dentro, non posso non prendere la tessera. Oh, Grazie. ho finito. Grazie. Un modo di dire.